Bella ragazzi, come sempre è Zam che vi parla. Oggi sono tornato con un nuovo video su In Segreto. Quindi visto che l'ultimo vi è piaciuto veramente tantissimo, iniziate a lasciare fin da subito tipo 10.000 pollicioni, anche solo per questo cornetto sui miei capelli che oggi sta su così, nessuno sa perché, e sto cercando di sistemarlo come meglio posso, ma non c'è niente da fare, non ci sta. Quindi bando alle ciance, ciando al... Sì vabbè, ma Cristo, non è possibile, cioè... Ho un corno in testa, sono un cazzo di unicorno. Io voglio una meme con scritto "sono un unicorno" mentre mi tengo questo ciuffo così. Bene, risparmiate queste cazzate, possiamo andare a leggere subito tutti i segreti delle persone di oggi. Allora, il primo è un uomo di 18 anni. Il mio segreto è che dopo 4 mesi di fidanzamento la mia ragazza mi ha mollato, dicendomi che ero troppo per lei e mi ha lasciato con un bacio durato molto. Dopo una lunga dieta e perso più di 60 kg, 60 kg. E quanti cazzo ne pesavi? 120? Eri una fottuta botte. In poco tempo ho smesso, cadendo in depressione. Ormai mangio solo pizze, bevo molte birre e fumo 2-3 pacchetti di sigarette al giorno. Non so cosa fare, ci sto molto male. Forse se non era per la dieta stavo meglio, ma ora sto a pezzi. Mi manchi. Comunque io non ho capito se la ragazza intendesse che lui era troppo per lei, nel senso di troppo... grasso, cioè, perché non capisco quale senso abbia la dieta, se no vabbè, diciamo che quest'uomo è un po' strafatto. Il prossimo è un uomo di 20 anni. All'età di 16 anni ero molto grasso, e vabbè, ma so tutte botti oggi. E un giorno mi capitò di sentire una ragazza insultarmi, cattivona. Disse: "Guarda che eccesso". Sono stato molto male, appena finita la scuola ho cominciato ad allenarmi facendo palestra e box. Fammi indovinare, adesso hai il fisico scolpito di Brad Pitt. Ora un fisico invidiabile, ma dal punto di vista psicologico non sono ancora riuscito a superare il tutto, e quando una ragazza si gira magari a guardarmi pensando che io sia carino, mi viene da pensare che lo faccia per poi offendermi in un secondo momento. Secondo me dovresti vedere un bravissimo psicologo. Donna di 14 anni. Ogni volta che esco con le mie amiche, loro insistono per entrare nei negozi di trucchi e farmi truccare in modi zoccola. Ma comprarseli i trucchi non esiste più? Adesso si va nelle truccherie... Cos'è una truccheria? Si va nei negozi di trucchi e si usano i trucchi del negozio? Fatemi capire. Vabbè, il segreto è che prima di fare la doccia mi trucco sempre per provare a vedere quali colori mi stanno meglio. Ma siccome non ho ancora trovato un tipo di trucco che non mi faccia passare per troia, beh, allora qui il problemino sei un po' tu, preferisco non truccarmi e semmai dire alle mie amiche che alla nostra età è stupido sentirsi belle solo se contraffatte. Vabbè, adesso neanche devi fare la Socrate del 2015, cioè semplicemente sei una cagna. Uomo di 16 anni, è da un anno che ho smesso di conoscere ragazze e anche di uscire con amici. La madonna, il motivo? Ho la faccia piena di brufoli, io continuo a toccarli, così lasciano il segno nella pelle, grande genio, ma non importa, il problema più grande sono i denti. Ho i due denti davanti storti e quando parlo non riesco a dire la R, alcune frasi che dico non si capiscono. Per questi motivi resto sempre a casa e molte volte piango, non so cosa fare per riuscire a dire la R come fanno tutti. Allora, prima di tutto, zio, non è la R né sono i brufoli il tuo problema principale. Il tuo vero problema è la grammatica italiana, perché non è possibile che tu mi scriva un periodo senza una virgola e devo leggermelo tutto filato come fossero indicazioni medicinali. Attenzione, questo farmaco potrebbe contenere... Cioè, no, capisci? E comunque, il tuo problema secondario è R. R, perché io riesco a dire la R? Donna di 18 anni, il parroco del mio paesino sta facendo lavori in tutte le chiese senza aver scritto la sovrintendenza. Sto seriamente pensando di inviare una lettera anonima per farlo arrestare. Potrebbe aver rovinato chissà quali opere nelle varie chiese e poi si lamenta della mancanza di soldi. Schifoso. Dovrai risponderne a Dio, prete maledetto! Donna di 18 anni, mi fanno tutti i complimenti per le mie unghie lunghe e ben curate, ma non sanno che in realtà le tengo così perché scaccolarsi è più facile e divertente. Tu hai vinto il premio Nobel per l'intelligenza del 2015. Uomo di 15 anni, penso di aver battuto tutti i limiti della friend zone. Dopo un mese che ci provavo con una, finalmente decidiamo di stare insieme. E il giorno dopo mi lascia dicendo di rimanere migliori amici. Oh mio Dio, dovresti ucciderla. Io penso veramente che tu debba andare dal primo arrotino o dalla rotina di fiducia a procurarti una mannaia di quelle veramente possenti, prenderle la testa e ciuppargliela via di netto, perché è una puttana. Donna di 16 anni, vado a messa tutte le domeniche. Fammi immaginare, il sabato sera invece sta game per te. No. Frequento il catechismo e praticamente ogni giorno con la mia famiglia faccio lunghi discorsi sulla bontà di Dio e cose del genere. Vabbè, risparmiatemi queste cose. Il segreto? Amo la follia e il black metal e non credo in Dio da 2-3 anni. Amo troppo quei testi e quella fottuta musica. Se qualcuno lo scoprisse finirei sul rogo. Maledetti bigotti. Ok, sui bigotti, però non credo che se ascolti heavy metal tu finisca automaticamente a rogo. Cioè, a meno che non vivi in un paesino dove ancora la sede di... come si può dire, di incontro e la chiesa, allora ok, probabilmente finiresti a rogo, altrimenti
Penso di no. Donna di 16 anni, a me e del mio ragazzo ci piace farlo nei posti più strani. Mua. Lo abbiamo fatto in tutti i bagni pubblici possibili. Ma che schifo, cioè i bagni pubblici, non c'è cosa più squallida. In libreria, al parco, su una panchina, al cinema, e c'eravate solo voi. Ma il posto più rischioso di tutti è stato in una piscina pubblica di sabato, piena zeppa di gente. Mi incitava da morire il fatto che la gente intorno a noi non sospettasse di nulla. Certo, pensi che nessuno si sia accorto che tu trapanavi il tuo ragazzo? Fammi capire. Uomo di 19 anni, ho conosciuto un ragazzo, ho cominciato a frequentarlo ed ora stiamo insieme da 3 anni. Quello che non so è che ho iniziato a frequentarlo perché volevo conoscere sua sorella. Lui è frainteso e non ho avuto il coraggio di dirgli la verità. Sono cinese, anche perché non è un tipo tranquillo e non so come potrebbe prenderla. Io lo amo, però sua sorella mi piace ancora. Allora, hai qualche piccolo problema nella tua testa e dovresti chiarirteli. Cioè, della serie, ti piace il cazzo o la fregna? Perché le due cose insieme non ci possono stare, a meno che tu non sia bisex. In quel caso, sei un esemplare più unico che raro. Uomo di 20 anni. Sono fidanzata da 2 anni. What? Qui qualcuno ha problemi di ermafroditismo. Con una bellissima ragazza girando su internet ho trovato dei feromoni incuriosito, li comprai, risultato euro 35 buttati nel cesso. E sono stato quasi stuprato da pitbull della mia ragazza. I 5 minuti più brutti della mia vita. Per me sei un coglione. Uomo di 16 anni. Mi diverto troppo quando parlo con le ragazze. Vado sempre oltre per vedere quanto possono andare lontano. Ci sono quelle che manco gli dici ciao e ti mandano le foto delle tette. Troppe troie. Mi diverto troppo a prenderle per il culo. Sei un grande cazzo. Donna di 18 anni. Quando ero piccola, papà mi promise di portarmi allo Zecchino d'Oro. Il segreto è che nonostante i miei 18 anni ancora aspetto, e ogni volta che vedo i bambini cantare piango tutti gli anni di nascosto. Non sono pazza, ma è un sogno che non è diventato realtà e fa male. Scusa, ma e andarci da sola allo Zecchino d'Oro è troppo difficile? Uomo di 25 anni. Sono mesi che mi sbatto la fidanzata del mio collega nella stanza accanto al suo ufficio. Sveglia, brutto idiota. Io direi che c'ha ragione. Donna di 16 anni. Quando vedo un ragazzo prima dell'attrazione provo invidia, perché vorrei essere come lui. Più vado avanti più sono convinta di essere un ragazzo gay intrappolato nel corpo di una ragazza. O molto semplicemente, sei una povera ritardata mentale. Già. Uomo di 19 anni. Gioco a calcio e in squadra c'è un russo che è il classico esemplare maschio muscolato col pacco grosso. Beh, la cosa preoccupante è che tu già analizzi la situazione in questi termini. Il problema, che nessuno sa, è che sono gay e ogni volta faccio una fatica boia a resistere alla tentazione di non guardare quel pene enorme. È troppo immenso. E sti cazzi? Farai come te pare. Uomo di 22 anni. Ogni mattina appena mi sveglio corro nel bagno e ci resto per molto. Non voglio sapere che cosa fai. In famiglia hanno fatto cattivi pensieri, sai com'è. Ma la verità è che mi ci chiudo per piangere. What? Non ho amici, non ho una ragazza, non ho un lavoro. Ogni cosa brutta che mi capita mi ferisce il triplo del normale. Ora sono lì, prima di entrare nel bagno, litigato e fatto incazzare tutti. Ora li sento ridere e scherzare spensierati. A volte penso che se me ne andassi per sempre fare un favore al mondo intero. Mi sento solo. Allora, premetto che secondo me il suicidio, cosa che tu sicuramente stai contemplando, non è la soluzione. Molto semplicemente, invece di sprecare quei 20 minuti per piangere in bagno, potresti impiegarli per fare qualcosa di molto più costruttivo. Vatti a cercare un lavoro, vatti a cercare una donna, vai a troie nei nightclub, fai qualcosa della tua vita. Uomo di 17 anni, lezione di matematica. A metà ora prendo il cellulare e inizio a messaggiare con la mia ragazza. La prof mi vede, si avvicina e prende il telefono. WhatsApp ancora acceso e legge ad alta voce: stasera lo voglio nel culo. Sto male. La prof è sbiancata, te credo. Uomo di 18 anni, suona alle case dei testimoni di Geova e gli consegno volantini sul cristianesimo per fargli capire cosa si prova. Ti giuro che se io ti incontro, cioè se tu mai vedrai questo video, io ti giuro, dimmi come ti chiami perché spendo 3.000 euro di treno, vengo a casa tua e ti stringo la mano, perché io non li sopporto più. L'ultima di oggi è di un uomo di 15 anni. Ho sempre dato un nome alle mie biciclette, ma non nomignoli, veri e propri nomi da regina, aggiungendo cose del tipo prima, seconda, eccetera. Quando sono in bici ho bisogno di parlare con qualcuno e parlo con loro. Mio Dio, io penso che in segreto, qui per chiudere oggi questo video, che in segreto sia un ritrovo di maniaci, pedofili, pervertiti e sostanzialmente la categoria più grossa è quella degli idioti. Ma voglio dire, ma trovatevi qualcosa da fare nella vita invece che scrivere stronzate su sto sito. Allo stesso tempo però vi ringrazio perché mi date materiale per fare i miei video. Quindi ragazzi, il video di oggi finisce qui. Io spero come sempre che vi sia piaciuto. In caso di sorta lasciare un bel mi piace, un commento, e se non l'avete ancora fatto di iscrivervi al mio canale. Noi ci vediamo con un prossimo video. Bella ragazzi, ciao da Zampetti. Bella.